to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up. Ok, questa cosa ce la dovete spiegare. L'ascensore è lì e c'è una rampa di scale da fare per andarlo a prendere. Tu già ti avvii. Molto intelligente. Sono duro. Intelligentissimo. Adesso vi faremo vedere anche all'uscita per andare in camera. Abbiamo appena finito di fare colazione. Questo sembra un ascensore molto piccolo, ma in realtà è molto piccolo. Ok, voi uscite, ma io adesso faccio vedere la genialata delle scale. Per salire al terzo piano, per scendere al secondo. Ditemi il senso! No, non tu dimmi il senso, loro mi devono dire il senso. Camera nostra è di qua. Ebbene, questa è la situazione. Io sono pronta e lui è ancora a prepararsi. Ma è normale che lo devo ancora aspettare? When we're alone, there's no you in the picture. Stiamo andando a riprendere la macchina. Dicevo che stiamo andando a prendere la macchina. Loro stanno dietro e sono mosci. Ragazzi, siamo in Croazia, siamo appena entrati, abbiamo superato la frontiera e adesso scenderemo più giù, andremo a Zara, dove abbiamo affittato una casa e staremo per circa 7 giorni. Eccoci qui, siamo appena arrivati a casa a Zara. La casa è bellissima, magari vi faccio un tour panoramico per farvela vedere tutta. Abbiamo attraversato tutta la Croazia praticamente. Adesso ci facciamo una doccia, andiamo a fare la spesa per comprare le cose essenziali per attraversare 7 giorni qui in questa casa bellissima. E poi ci andremo a fare un giro. Quindi non perdiamo tempo e ci vediamo tra poco. Prossala! Ma no! Vi faccio la tempo. Non turbare i miei calzini. Ragazzi, siamo appena tornati, abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato un sacco di stronzate, adesso stiamo parlando un po'. Ovviamente abbiamo preso anche la birra e ora mettiamo un po' a posto e poi ci andiamo a fare una bella doccia. E dato che siamo delle waller, stasera mangiamo a casa perché si è fatto un po' tardi, io ho messo a fare un bel time lapse con questo tramonto fantastico che abbiamo qua sopra la nostra terrazza, che andiamo direttamente a fuoco. Cosa mangeremo? Spaghetti, pomodoro. Ci siamo quasi. Ottimo. E volete vedere dove mangiamo? Qui. Adesso c'è la tenda calata, ma lì c'è un bel panorama. Ragazzi, è sera, siamo usciti, ci stiamo facendo una passeggiata, questa è Zara Vecchia e adesso attraverseremo quel ponte lì, illuminato, che ci porta direttamente a Zara Vecchia, dove lì ci sarà l'organo, che è una zona bellissima, dopo vi farò vedere, e più avanti ci sta l'addio al sole, che non vedremo stasera dato che è già andato via, ma vi porterò in un altro giorno. See, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up. Ragazzi, siamo un po' scuri, scusate, ma siamo arrivati all'organo sul mare, è una cosa strepitosa, è bellissimo e adesso ve lo faremo vedere.
qua arriva qui sotto e spinge l'aria al di fuori da questi fori e fa un effetto sonoro strepitoso. Spero riusciate a sentirlo. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Oh ragazzi, ho appena finito di montare il diario di un viaggio 2 e mi sono reso conto di aver dimenticato il finale. Mi dispiace tantissimo ragazzi, ma questo accade quando uno si sveglia troppo presto al mattino, fa troppi chilometri in macchina e va a dormire troppo tardi, erano circa le 2 di notte, quindi vi lascio immaginare. Ragazzi, ma se accadrà in qualche altro diario di un viaggio interverrò io come in questo caso, non vi preoccupate e non vi libererete così facilmente di me. Quindi ragazzi, mi raccomando, se avete domande scrivetemi qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Per quanto riguarda la Croazia, abbiamo attraversato delle strade e dei panorami davvero davvero mozzafiato. Spero di averveli trasferiti con queste clip e Zara Vecchia è davvero bellissima. Ragazzi, detto ciò, non posso fare altro che salutarvi dicendovi che noi ci vediamo domenica prossima e mercoledì prossimo sempre qui sul mio canale YouTube.